Amici, benvenuti su Supermarket Simulator. Questo è un video che in realtà faccio per mio figlio perché mi ha chiesto di fargli vedere dove siamo arrivati con Supermarket Simulator. Questi sono i nostri due facchini, questi sono i nostri due cassieri e questo è il negozio che attualmente sembra molto vuoto perché ho appena aggiunto scaffali, freezer che non servono a niente e quant'altro per ampliamenti futuri. Che cosa si fa in questo gioco? Che serve questo gioco? Questo gioco è un organizer, è un simulatore di vita da negozio. Quindi, come nelle leggi di mercato, si compra a un prezzo, si vende a un altro prezzo, si rifornisce ciò che manca, la gente arriva, acquista, paga e noi guadagniamo abbastanza da cercare di poi implementare migliorie nel negozio, quindi allarghiamo il negozio, compriamo nuovi scaffali, compriamo nuovi frigo, compriamo casse, acquistiamo forza lavoro, quindi assumiamo personale aggiuntivo, allarghiamo il magazzino che è lo stoccaggio delle merci che poi vanno a i facchini vanno a mettere a scaffale e questo è quanto, cioè, il concetto è quello, non è niente di difficile. Di difficile è riuscire a tenersi sempre organizzati. Per esempio, questo è l'inizio di una nuova giornata che non parte finché io non clicco su quel closed lì e lo faccio diventare open. Quindi, come vedete, sono le 8 di mattina e lì resteranno. Il nostro negozio è a livello 25 e abbiamo 3.000 dollari. Quindi la speranza è che alla fine di questa giornata riusciamo ad avere o più meno soldi e più materie. O più soldi, perché se no c'è un problema. Vero che c'è un prestito dalla banca di 5.000 dollari che ho chiesto, che poi vi farò vedere perché vi spiegherò almeno. Intanto dobbiamo fare il giro perché la mattina si fa il giro, si vede che cosa manca e si acquista. Così vedete anche la fase di acquisto. Manca la carta, manca l'olio d'oliva, manca il latte in confezione da 6, manca il tè, manca l'olio di semi, manca la Sprite e il succo di mela, credo. Quindi, che si fa? Si apre il PC, si va sul mercato, prodotti, siamo già su prodotti, e si vanno a cercare quei prodotti che abbiamo detto. I prodotti vengono visualizzati in base a un ordine cronologico delle licenze che si acquistano. Quindi, io posso acquistare un prodotto, ogni volta che acquisto una licenza si aggiungono righe. Quindi rimangono sempre nello stesso ordine in base a come si prendono le licenze. Poi vi spiego come si prendono le licenze, sempre dal PC. Abbiamo detto che serviva l'olio, che serviva il tè, che serviva l'olio d'oliva, l'olio di semi che non sto vedendo qua. Forse l'avevo già messo, l'olio di semi, esatto. L'olio di semi. Poi ho visto passando che mancava il latte, la Sprite non ce n'è proprio più. Si prende sempre il detergente, sempre la candeggina, sempre la carta da sedere. Siamo a 9, possiamo arrivare massimo a 10 per ogni ordine, 10 quantità. E poi che prendiamo? Che è che manca? Manca un sacco di roba, però la carta l'ho presa. Vabbè, la carta pure se ne prende più, fa niente. Ok. Quando faccio l'acquisto, le scatole vengono catapultate sulla strada, i facchini cominciano a prendere la merce e a rimpinguare dove va rimpinguato. In questo caso, non mi ricordo che cos'è questa, la cos'è questa? Marichina, che cos'è? Candeggina. C'è già e quindi mettiamo lo scatolone di là. Lo scatolone, non guardate questi, cioè nel modo ideale qui mettere solo il latte. No, quando io ci metto qualcosa prende il prodotto. E questo è brutto, però è veloce. Nel mondo ideale voi fareste fare tutto ai facchini. Tanto i facchini lavorano
sia a negozio chiuso come in questo momento, e il tempo come vedete non trascorre, che è una cosa fantastica, sia a negozio aperto. Quindi mentre la gente acquista e il negozio, diciamo, comincia a svuotarsi di prodotti, spruzzino lavamani, ok, facciamo un altro ordine, comincia a svuotarsi, loro lo riempiono costantemente se hanno le cose in magazzino, se le hanno in magazzino, perché non è detto. Purtroppo star dietro a tutti i prodotti non è così semplice. Cercate sempre di fare ordine da almeno 10 pezzi, perché la spedizione costa 8, per meno pezzi costa sempre 8, poi costa 7, ancora per una. Comunque, più ne, se ne acquistate 10 costa 8, e quindi diciamo che ottimizzate il costo di spedizione. Poi tanto fanno tutto loro, quindi cioè sì, gli puoi dare una mano perché sai dove sono i prodotti anche prima di loro, ma no, prima di loro è possibile. Ok, finito tutto. Andiamo a buttare, le scatole si buttano qui, dove c'è un buco nero, perché non si spiega come sia possibile che sia tutto lì, questo c'è già. Non vi fate spaventare dal fatto che questi passaggi sono angusti, ma sono il minimo sufficiente perché i clienti passino. E quindi è ottimizzato al massimo, anche se ha dei scaffali vuoti. Ma questo perché? Perché adesso vi spiego come funziona il resto. L'arredamento. Si può comprare l'arredamento, cioè scaffali, scaffali angolari, bassi, alti, frighi, frigo doppio, mini frigo, frigo con scaffale incorporato, scaffale multifrigo, freezer, triplo freezer, casse inverse o scaffali, questi qua sono da magazzino, o punti luce, che sono questi qua, che fanno luce, basta. I scaffali, quelli alti, mezzi, e vanno qua. Ok, e questo è il mercato. Poi al mercato si possono comprare pitture, pavimenti, cose che quando uno è veramente molto ricco. Nella gestione vedete le licenze, quello che vi dicevo prima. Potete comprare, per esempio, io se acquistassi questa licenza al costo di 1100 dollari, che attualmente potrebbe anche permettermi, mi darebbe il burro, dei cereali al miele, credo siano sì, cereali al miele, il pollo, patatine fritte, che forse sono da freezer. E finalmente potrei usare il freezer. Pizza mista potrebbe essere da freezer. Sacchetto di patate. Ho come l'impressione che il sacchetto di patate faccia la stessa fine della carta igienica, cioè ce ne posso mettere molto poca per scaffale, cioè solo 2 unità per scaffale, e ne ha solo 4 un cartone, quindi ci guadagni molto poco. Ho fatto un calcolo, per esempio, sullo zucchero ho fatto un calcolo che per cartone c'è un guadagno di 30 dollari. Mentre su uno yogurt, che è un prodotto più recente, quindi le licenze più avanzate, c'è un guadagno perché ce ne sono 30 dentro una scatola e 30 in un singolo scaffale, c'è un guadagno di 60 euro. Vuol dire che per ripiano ho un guadagno netto di 60 euro con lo yogurt e di 30 con lo zucchero, quindi la metà. Più si va avanti, probabilmente, cioè acquistando queste licenze molto più avanzate, i prodotti. Cibo per gatti, cibo per cani e gatti, detergenti, pulizie, è probabile che costino veramente tanto. Libri, tutti questi sono prodotti libri, quindi andrà forse in una scaffalatura ancora diversa, adesso non lo so. Questi prodotti ho idea che se ne possono mettere di più, almeno per alcuni tipi di prodotti, di più per scaffale, quindi per singolo ripiano. E hai un guadagno maggiore, quindi lo compri a poco e lo vendi a tanto, in sostanza. E questo è quanto. Poi le fatture, come vedete, qua vengono impostate le fatture che dobbiamo pagare oggi. Questo è, credo, il consumo elettrico. Quindi al momento è appena iniziata la giornata, 0,70. Questo costa una botta. E fatture d'affitto. Oltretutto, noi abbiamo il costo del personale che viene scalato tutte le mattine, e sono 2 dipendenti più 2. E il costo del rimborso del prestito che abbiamo fatto di 5.000 dollari per allargarci. Questo è quanto. Nello sviluppo, questo serve, lo sviluppo e il magazzino sono fatte a sezioni e servono per ampliare dei quadrati di spazio.
Quindi io se comprassi la sezione 5 dello sviluppo, butterei giù questa parete e si creerebbe un quadrato 4x4 vuoto. Quindi io potrei spostarmi già un po' più in là. Ma non fino in fondo, servono tre aggiornamenti per fare tutta la fila. Quindi quadrato, quadrato, quadrato. Stessa cosa per il magazzino. Il magazzino va a sezioni, quindi adesso ho comprato la prima, la seconda, la terza e la quarta, che mi ha sbloccato questa porta, perché prima era chiusa, bloccata, e i facchini dovevano fare il giro da fuori e entrare da lì e poi riportare la roba da lì. Ci si metteva tantissimo, adesso usano la porta e quindi è molto molto rapido. L'assunzione, quindi io attualmente posso, ho due cassieri e due rifornitori, facchini. Il terzo cassiere si sbloccherà quando io farò altre 475 transazioni manualmente e quando il mio livello del negozio sarà 30, attualmente è 25. Quindi che vuol dire che quando io prenderò una terza cassa perché aprirò il negozio, io fisicamente farò transazioni, quindi mi metterò dietro la cassa prima ancora, perché i cassieri sono venuti dopo. All'inizio stavi qui, ti arrivava la roba, la mettevi nella busta. O pagavano in carta o in contanti. Se ti pagano in contanti, escono fuori qua le monete e i soldi di carta, e tu devi dare il resto preciso, se no ci rimetti. E stessa cosa con se pagano in carta, si va qui e si digita l'importo e basta, cioè tutto lì. Si digita l'importo. E in più facevi il facchino, perché all'inizio non c'avevi né facchini né cose. Quindi che facevi? Caricavi il negozio, non avevi magazzino praticamente. Lasciavi le scatole in giro dove ti capitava, quindi facevi 3-4 transazioni e poi andavi a recuperare in giro per il negozio, perché il negozio era molto piccolo, avevi molto poco spazio. Magari in uno spazio così, che adesso hai un solo prodotto, avevi 4 prodotti diversi, quindi la merce finiva molto in fretta sullo scaffale, la gente non trova le cose e si arrabbiava. E quindi questo è quanto. E personalizzazione, niente, poi personalizzare il nome del negozio, che come avete visto adesso è supermarket. Posizione dell'entrata, possiamo spostare l'ingresso. Cambia l'entrata, ancora non c'è, ancora non è disponibile. Quindi questo è quanto. Nel momento in cui faccio open, come si vedrà, la gente, intanto vedete che è partito l'orario in alto, quindi sono le 8, 10, 12, 13, la gente comincerà pian piano a comparire da nulla. Forse non mi sembra vogliosa la gente di comparire. Comunque la gente compare, entra, compra, sceglie, a volte si incastrano negli scaffali. Quando si incastrano gli scaffali, consiglio personale, salvate, chiudete e riaprite per forza, perché se si incastrano gli scaffali non ve le conta come persone, vi conterà solo come prodotti non trovati. Ecco, questa signora adesso la stalkereremo. Vedremo che prende l'olio d'oliva perché è un maledetta. No, prende l'olio di semi. 2, 3, perché beve l'olio di semi, questa signora. Cacchio, ci deve fare tutta la frittura. Calabrese, la signora. Ha preso una pasta che friggerà, perché ha preso l'olio da frittura, e basta. Quindi questa signora prende 3 bottiglie d'olio. C'è una zanzara. Stai vendendo un prodotto senza fissare il suo prezzo. Questo è molto interessante. Quindi se vedete un prodotto che ha le lineette, ma qual è il prodotto questo sto vedendo a prezzo di costo. Gian Mario, ok, come avete visto ti dà anche degli alert. Mi ero dimenticato di fissare il prezzo, quindi lo vendeva allo stesso prezzo cui compravamo, quindi alla fine non è che ci rimettessi. Però non ci guadagno, il che è già di per sé un problema. Qui gente che io non ho, non so chi ha deciso di mettere cose che non doveva. La torta costa troppo. Qualcuno ha detto che la torta costa troppo. Io credo che è vero, il prezzo di mercato è 2,10, la sto vendendo a 3.